Ma ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi abbiamo con noi la MH100, una delle tende più recensite sul sito del Decathlon e una delle tende più vendute in assoluto per quanto riguarda le tende del Decathlon. Come avrete visto dal titolo, domani dovrebbe piovere, spero piova. Voi saprete ovviamente se io avrò preso l'acqua oppure no, ma domani appunto ho intenzione di prendere più acqua possibile con questa tenda e testarla davvero a fondo per portarvi anche una recensione tangibile di quello che può fare questa tenda che costa solamente 28 euro. Adesso andiamo a montarla e poi vi dico anche ovviamente tutte le sue specifiche tecniche nel dettaglio. Forza, andiamo a montarla. Ho montato la capsula, ci vogliono davvero 2 secondi, vi faccio vedere appunto la paleria da vicino, vi faccio vedere i ganci e vi spiego come si monta questa tenda, ma è davvero semplicissimo. Allora, innanzitutto prendiamo 4 picchetti che ci serviranno per fissare i quattro angoli della capsula. Una volta fissati a terra hanno, come vedete, il picchetto ha la sua fascia dove entrare per fissarsi a terra e prendiamo la paleria, la montiamo, sono soltanto 2 aste semplicissime da montare e andiamo a mettere ogni angolo dell'asta in questa fessura che si trova in modo davvero davvero semplicissimo. Ragazzi, è una cavolata immensa montare questa tenda. Una volta ovviamente messa la paleria, andiamo a fissare i ganci e la tenda già starà in piedi da sola. È davvero davvero semplicissimo. Vi faccio vedere l'interno della capsula, entriamo dentro. E allora, all'interno della capsula, lo faccio perché almeno abbiamo un po' più di luce, troviamo solamente 2 tasche, eccole qua. In caso vogliamo dormire d'estate senza la capsula, abbiamo questa fessura che ci permette di vedere il cielo. E come altra cosa semplice ma figa che abbiamo, che ci servirà, aspettate che mi giro, per andare a tendere i nostri panni, abbiamo questo cordino che adoro tantissimo, eccolo qua. Abbiamo poi il nostro classico gancetto per andare a mettere la nostra lampada. Usciamo. Bene ragazzi, adesso un secondo al volo che metto il tetto della tenda e poi vi parlo delle specifiche tecniche. Bene ragazzi, ecco la nostra tenda montata, adesso ci avviciniamo per andarla a vedere più nel dettaglio. Manca da mettere ovviamente i picchetti ai lati, questi qua, e di mettere i tiranti, eccolo qua. Non l'ho ripresi ragazzi, non l'ho messi semplicemente perché voglio risparmiare qualche secondo al video per dedicarlo poi all'acquazzone di domani. E le specifiche tecniche di questa tenda sono ancora più semplici. Per quanto riguarda il tetto, 2000 mm la colonna d'acqua, e per quanto riguarda il pavimento, 2400 mm. Ultima considerazione, la presa d'aria, eccola qua, che ovviamente è ottima per andare a far circolare l'aria, diciamo, tra il tetto ovviamente e la capsula, in modo da limitare la condensa, aiutare la reazione della tenda, che è fondamentale. Bene ragazzi, la tenda è montata, mancano solamente picchetti e tiranti laterali che adesso andrò a mettere, perché ovviamente la tenda rimarrà fuori tutta la notte. Non sono stato a soffermarmi troppo su specifiche tecniche che ci dà Decathlon, perché sono convinto che tutti voi volete vedere cosa è in grado di fare questa tenda che costa solamente 28 euro, e domani la metteremo davvero alla prova. La tenda rimarrà fuori tutta la notte, io domattina verrò, porterò con me cose che si possono bagnare e cercheremo di prenderci insieme
quanta più acqua possibile per capire se questa tenda reggerà o meno appunto ad un possibile acquazzone, ma in realtà la volontà non è quella di dimostrare che questa tenda regge gli acquazzoni, ma è semplicemente di vedere, di dare un non lo so, un prodotto vero che voi potete poi, intendo come video, che voi potete poi utilizzare come una recensione davvero valida nel vedere cosa è in grado di fare. Bene ragazzi, ci vediamo domani, non vedo l'ora di prendere tanta acqua. Ciao! Buongiorno, sono le 7 del mattino di sabato 2 aprile e ieri sera ha piovuto tantissimo, ero preoccupatissimo per la tenda. Stanotte comunque è stata una notte molto umida e adesso andiamo a vedere come sta la nostra tenda. Eccola laggiù e intanto c'è una bellissima alba. Bene ragazzi, la tenda è ovviamente in piedi, è carica di acqua, ieri sera ha fatto anche un vento incredibile, guardate qua quanta acqua c'è sopra, tra umidità e ovviamente la pioggia di ieri. Sono curiosissimo di vedere se intanto dentro è asciutto, andiamo a vedere. Bene ragazzi, dentro la tenda è perfettamente asciutta. Vi ricordo che questa tenda costa soltanto 28 euro, e per chi è di Ribolla, insomma, tutti sanno quanto è piovuto ieri sera e stanotte. Un grandissimo, grandissimo risultato, sono contentissimo. Oggi dovrebbe ripiovere, anche ieri mattina il tempo era bello, poi è cambiato in un attimo. Vado a fare colazione, poi inizio a preparare il tutto, porterò un po' di carta eccetera, un po' di cose che facilmente si possono bagnare. Vediamo come risponderà la tenda proprio anche durante la pioggia stessa, ma sono già convintissimo che risponderà benissimo. Andiamo a fare colazione. Bene ragazzi, sembra che stia iniziando a piovere, sto tornando nella tenda. Prima ha fatto un tuono importante, quindi ovviamente in caso inizi a tuonare torno in casa, perché ovviamente è pericoloso. C'è un po' di temporale molto lontano, vediamo un po' l'evoluzione. Ragazzi, sta piovendo a intermittenza, adesso ha aumentato un po'. Questa tenda ha già preso un sacco di acqua ieri, poi tutta la notte con l'umidità addosso non è entrato ancora una goccia d'acqua, incredibile. Sono venuto a corsa e quindi non sono riuscito a prendere della carta, ma ragazzi si può tranquillamente vedere che la tenda è perfettamente asciutta. Adesso io mi sono sistemato e niente, sta iniziando a piovere in modo importante adesso e vediamo un po'. Sono davvero entusiasta ragazzi, questa tenda costa 28 euro, si può dividere il peso e pesa nel complessivo soltanto 2,4 kg. Sicuramente la metterò nel mio arsenale di tende. Bene ragazzi, anche questo video termina qua. Abbiamo preso un po' d'acqua stamattina, la tenda ne ha presa tanta da ieri sera e che vi devo dire, penso sia un risultato davvero davvero incredibile per una tenda che costa solamente
28 euro. Come avete visto anche nei video precedenti, non ho neanche messo i tiranti, e questo dimostra anche della stabilità stessa della tenda. Ovviamente se mi trovassi in condizioni diverse le metterei. Niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Tom Search.